piedi, è arrivato il momento dell'inno d'Italia. Per questa serata, anche a rimarcare, gli allenatori proveranno ad incidere e a lavorare. Lancia, seguiamo l'azione di contropiede condotta da Basile, palla schiacciata a terra, Misolic, due punti facili, un rimbalzo di Misolic, ancora grande presenza, partita dove Reggio Calabria vuole chiudere il più possibile l'area. Adesso un cattivo rientro dal coda. Esce fuori secca, lo prende Basile. Fuori da Simonetti, guarda il canestro. Chiaramente, occhio al contropiede veloce. Si passa sempre da Zampa verso Chavez. Il tiro da tre che entra. Di Zampa in contropiede. Ottimo rimbalzo di Ani. Adesso c'è una. Blocco di Misolic, Basile solo, extra pass per Nicola May, mette piede a posto, tira e segna un grandissimo. La palla vagante è preda di Nicola May come un forsennato sul parquet. Duranti, proiettile verso Chavez che mette a posto la situazione, si chiama un blocco. Palla dietro la schiena, magia di Chavez, Zanini. Assolutamente grande capacità di mantenere vantaggio, costruito da uno zipper. Un mantenimento di vantaggio di Duranti sul pick and roll, sull'extra pass, e adesso ancora Reggio che prova ad attaccare uno contro uno e ancora una volta cerca il tiro da tre che arriva stavolta. E 10 secondi prima della fine del secondo quarto appena iniziato. Duranti pescato con grande carisma, con grande forza. È quello che manca un po' di più ad entrambe le squadre di solo. Nicola May in ricezione per lui, fuori da Manisi, vuole tirare di nuovo, vuole entrare in partita. Manisi titolare con questi giocatori, praticamente quasi impossibile fare un gioco alla 2K e provare a scegliere il cinque. Entra adesso. Nulla di fatto, Maksimović ora, altra tripla, attenzione, ora la tripla di Maksimović che avrebbe consentito a Reggio Calabria addirittura di aggredire la partita, di passare in vantaggio con Reggio Calabria che probabilmente potrebbe giocare un po' di più alla Power. Chavez prova ad attaccare il ferro, in realtà va da Misolic, contatto lì sotto canestro, lotta e uccide Ani. Misolic sbuca fuori, Chavez vuole la tripla, senza ritmo, senza ritmo, senza 27 per Salerno. Ora Tirtišnik prova a dribblare Zampa, raddoppio anche di Misolic, esce fuori da un raddoppio Misolic. Occhio a Zampa per restituire anche ritmo, coraggio, verve alla squadra di Farabello. Chavez, proiettile per May,
anche lui chiamato a una risoluzione necessaria con questo pallone. Ani Zampa dall'altra parte, Ani non mette un tiro semplice e poi Zanini appoggia del suo compagno, palla nelle mani di Aguzzoli che si ferma, alza la parabola, palla nelle mani di Tirtishnik, passaggio per Sec, eccole le fiducia che passa nelle mani di Chavez. Zampa era l'uomo in più sul perimetro, Ani fa sportellare, tirare ora ancora Basile, palla dietro la schiena, May, Duranti va con la tripla, ferisce la sua ex squadra, Ani sbuca Chavez, l'uomo in più Nicolò, Basile, la tripla che incanta il Palasilvestri, pensa di andare avanti nei giochi, c'è Chavez, ora invece Aguzzoli all'angolo del pitturato e vediamo se questo è il caso di iniziare di nuovo a giocare come si deve, e Chavez la che è nelle mani della difesa, poi scatta, sprinta in difesa, ritrova il pallone, Chavez si alza e alza un'altra parabola, davvero importanti di situazionismi in cui c'è stata un'accelerata, vediamo se il turno della power, se di nuovo il turno della power, May con il movimento dall'altra parte, in realtà sprinta verso la linea di fondo, ora Chavez prova a librarsi verso il centro, appoggia per Duranti, ottima idea, ottima realizzazione, ma per il momento ci sono 10 minuti da vivere insieme a noi per riassumere, per chiudere questa gara, se dovessero essere necessari questi 10 minuti, una gara emozionante, equilibrata e giocata a viso aperto che adesso trova la sua risoluzione, si fa avanti Simonetti, flottente a Basile che si ferma, riflette con Maximovic il suo avversario, ora May show, cattiva ricezione di Simonetti, palla recuperata dal 5 di Reggio Calabria che sta facendo una gran partita insieme ai suoi, qui ottimo palla spunto, Chavez che va al ferro, alza la parabola e Misolic con un grandissimo rimbalzo e di lucidità che viene meno, perché devi lavorare e stare su, e a Favaretto che però è anche debuttato, rimbalzone di Misolic, cioè, un granata, cristallizzare una partita incredibile, Chavez smanaccia, esce tutto bene, Misolic si ferma, ne mette altri due, posso Misolic, Chavez rivuole il pallone, Ani col passaggio schiacciato a terra, post basso, fuori da May, ribaltamento, May con la tripla, Nicola May, un approccio folle di May per restituire con la stessa moneta, tutti dice che si inventa un canestro, qui bravissimo. Con Simonetti, Ucenani, bravissimo con questo tiro a scaletta, May ancora un altro spunto importante per Ani, Ucenani, money in the bank, partita e non si stacca più, Boso Misolic, Nicola May, Ucenani, Chavez, Aldo trova bene uno che non ha giocato bene, tutti bene, tutti grandissimi interpreti, veramente, che veramente ha ciuffato i playoff all'ultima gara, una squadra giovanissima, però qui c'è esperienza, c'è talento, andiamo via, May probabilmente qui si fa, non ha voglia di andare a tirare, non lo fa per rispettare l'effort, il cuore, la partita di grande spessore offerta da Reggio Calabria, che ha fatto tutto quello che ha potuto nei suoi mezzi, ma